Pascià, al Pascià, dice Bob Sinclair. Allora, l'Ambrenedetto Ibiza 2017. Vi faccio vedere un po' Ibiza, visto che ho fatto un salto qui. Dovevo beccare una persona che gli ho promesso che passavo. E vi faccio vedere un po' Ibiza. Poi faccio la conclusione, la faccio qui. Qui siamo a Nord. Nord è la mia parte preferita. Questo qui è Cala San Vincent. Cala San Vincent. Penso che non è che devo aggiungere altro. E beh, questo è un posto meraviglioso in Italia. Bel posto anche qua. Bellissimo, bel mare. Questa qui è abbastanza famosa, è la spiaggia della Salinas. Qua sono a Sant'Antonio, il regno degli inglesi. Qua è bello per il tramonto, a Café de Mar. Qui invece sono all'opposto, sono nel centro di Sant'Olaria del Rio, e questo qui è un posto più frequentato, diciamo, da tedeschi, questo qua. Qui è San Charles, sta un pacchetto per i bambini. Adesso sto facendo benzina, qui sono in un'isola, sono in Spagna, Ibiza, benzina, costa 1,32 al litro. Allora, qui siamo a Playa Comte. Playa Comte, c'è un tramonto super, solo che oggi non si vede perché è un po' nuvoloso. È un ristorante panoramico, molto bello. Questo qui è un altro lato della spiaggia di Playa Comte, adesso va bene. Peccato che ci sono le nuvole, perché qui si vede proprio il sole che scende nel mare, anche l'amber ristorante. Allora, questo qui è un regalo che faccio a tutti quelli che mi seguono, tutti i miei fans. Se venite a Ibiza e dovete venire a mangiare al Cancaus, ristorante Cancaus, si trova praticamente andare da Ibiza Centro a Santa Gertrudes, lo trovate sulla sinistra. Questo è un posto che mangi una grigliata mista, carne spettacolare. E non costa tanto, perché in centro comunque tirano un po' di culo. Questo è un posto fantastico, veramente chi viene mi ringrazierà. 60 euro, mangi una grigliata per due, super, con contorno. Abbiamo preso due bicchieri di vino, pane oil, un piccolo antipasto, una bella insalatona mista, acqua liscia, acqua con gas. Poi ti porto una erba isisencas, caffè, mi ha pagato 60 euro. 30 euro per uno e ti porto una grigliata super. Quindi se venite a Ibiza, Cancaus. Io lo faccio, gli faccio la pubblicità gratuita, la faccio. Questo è spagnolo, questo qua. Quindi se mi chiedete dove andare a mangiare bene, venite qua. Venite qua e veramente vi troverete bene. E mi ringrazierete. Allora, praticamente voglio far vedere una cosa che... Questo qui è un guarrai la norma, vedete che sotto praticamente hanno messo tutto, che se uno cade in moto praticamente non si infila sotto. Questo è un video che sto facendo a fine maggio 2017, poi lo metto un po' più avanti. Ibiza è un'isola che conosco molto bene, molto cambiata. Devo dire che c'è una presenza italiana altissima, è impressionante quanti italiani veramente siano qua in vacanza. E cara in certi posti, come sempre, per esempio qua di dietro ci sono le Salinas, veramente cara. E le spiagge più belle restano quelle del nord, e ci sono posti dove non costa tanto, ci sono posti dove prendi delle pettinate mica da ridere, qui di dietro per esempio uno di quelli. E le Salinas per esempio, che è una spiaggia molto famosa, devo dire che è piena di cagacazzi. Cioè, ogni 20 secondi ti arriva a rompiballe. Non è così, però ho visto che alcune spiagge sono diventate molto turistiche. Per esempio Calabassa, una volta c'era poco niente ed era strappino anche lì di gente, anche lì un po' di cagacazzi. Sicuramente le calette, le baie un po' più piccole sono un po' più tranquille. Resta sempre un bel posto, specialmente la parte nord. Non ho fatto il discorso delle discoteche perché io non me ne frega niente assolutamente. Beh,
qui vabbè, il discorso di discoteca lo sapete, i prezzi anche qui sono alti, ci sono i migliori DJ del mondo, comunque costano, cioè l'entrata qui vedevo gli altri giorni andava dalle 30 alle 60 euro. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.